Fine del primo tempo tra Angry Orange e VIP Club, 0-1 il parziale. Andiamo un po' dai protagonisti. Ciao. 1-0, state vincendo, siete partiti un po' contratti, in sofferenza, però poi state uscendo fuori, state mettendo sotto gli avversari. Sì, effettivamente giochiamo da un po' di tempo insieme, ma facciamo fatica a trovare un po' le misure in mezzo al campo. Cerchiamo di portare i primi 3 punti a casa. Nel secondo tempo come giocherete? Proverete, diciamo, più palla a terra, lanci o di contropiede? L'intenzione è quella di giocare palla a terra, poi effettivamente vediamo come va. D'accordo, in bocca al lupo. Andiamo un po' dagli avversari. Ciao. A me? Sì, a te. Siete sotto di una rete, secondo te qual è il motivo? Il motivo è che loro hanno fatto quello e noi no. Noi abbiamo giocato e loro hanno sfruttato, secondo me, l'unica, anzi due opportunità per l'11 loro. E come vanno riusciti a segnare? Poca precisione? Poca precisione. Però stiamo giocando bene. Nella ripresa quindi non cambierete niente, continuate in questo atteggiamento? Magari un po' più tiri più precisi? Noi siamo nati per attaccare. D'accordo, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, eccoci qui nella seconda giornata del Super 8, torneo di calcio 8 Tarnato S Cup. Siamo con i migliori in campo della partita, VIP Club contro Angry Orange. Migliore in campo della partita degli Angry Orange, il capitano Enzo Benincasa, che ha vinto questo match per 4-2 contro l'altro migliore dei suoi, Checco Mirone, all'esordio con la tua squadra. Checco, partiamo proprio da te. Avete iniziato bene la partita, molto combattuta sul finale, è successo tutto negli ultimi 5 minuti. Come mai questo debacle? Guarda, onestamente noi abbiamo letto che abbiamo punto, ma allora hanno meritato, non giocato molto più loro. Noi ci siamo difesi, ma quando ci eravamo organizzati, però onestamente loro meritavano, alla fine siamo andati con Hai sostituito un buon portiere la settimana scorsa, oggi hai dato grande prova di te, delle tue prudenze, anche sulla porta grande del calcio 8. Checco, ti rivedremo ancora con il VIP Club, fare anche altre presenze. Guarda, era super difficile, io questa settimana ho sempre giocato, con la scelta mi sono anche diventato, però se c'è bisogno, ci sono sempre. Perfetto, Checco, qualcosina da migliorare per la tua squadra per le prossime partite? Beh, noi abbiamo poi giocato di fuori, c'è Cicci Polverina, il nostro bomber che non c'è, c'è Toto Suarez che non c'è, ma non si attaccati, sono entrati a in bocca al lupo al VIP Club. Ciao Mirone, alla prossima. Enzo, grandissima prestazione per te e per i tuoi, grande carica da parte del capitano, ma non solo quello, anche tanta quantità e qualità da Enzo Benincasa. Enzo, come dicevamo con l'avversario, è stata una partita molto tirata che avete risolto solo nel finale. Cosa è successo fino a quel momento? Nulla, siamo stati soltanto sfortunati perché fin dall'inizio abbiamo tirato tantissime volte a porta, però il pallone non voleva entrare. Fortunatamente alla fine loro sono anche calati un pochettino, lui ci è girato un poco meglio e sono entrati diversi palloni, penso meritatamente alla fine. Alla fine sicuramente i 4-2, i 4 gol probabilmente sono un risultato che boccia un po' troppo negativamente la squadra avversaria, perché come dicevi tu è stata una partita molto equilibrata, però alla fine contano i gol, contano i numeri e questi Angry Orange ce l'hanno sicuramente, però forse dovete sbloccarvi un po' prima nelle prossime partite. Sì, è tutto un fatto mentale, che ne pensi? Ma no, penso di no, questa partita come ti ho detto ci è girata male un po' all'inizio perché abbiamo tirato tantissime volte a porta, il pallone l'abbiamo fatto girare abbastanza bene, ci è mancato proprio l'ultimo tocco sotto porta che poi come abbiamo detto prima è arrivato alla fine, però sostanzialmente è stata una buona partita, non abbiamo mai mollato, abbiamo corso per tutta la partita a differenza di quella scorsa che stavamo un po' più sulle gambe. Quindi siete stati premiati, vittoria sicuramente meritata. Enzo, dedichiamo questa medaglia a qualcuno? Sì, a mia moglie e a mia figlia che stanno a casa. Perfetto, li salutiamo anche noi, complimenti Enzo Benincasa, in bocca al lupo all'Angry Orange, ciao.